Dottore. È stato l'interrogatorio lampo quello a Filippo Turetta nel carcere di Verona. Il ragazzo ha confessato piangendo l'uccisione di Giulia, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Un video ripreso col cellulare dal Ponte delle Guglie mostrerebbe gli attimi seguenti l'assassino del 25enne tunisino sabato sera in un bar di San Geremia tra le piste battute dagli inquirenti, lo spaccio di droga. Strage del bus iniziata stamane a Mestre, la perizia su sterzo e ruote del mezzo con gli esperti della procura, periti e legali e tre indagati. Perché l'altra interruzione del guardrail non è stata messa in sicurezza? Se lo chiede il consigliere regionale Dolfin, che percorre quotidianamente quel tratto di strada. La Guardia di Finanza di Venezia ha posto i sigilli a 200 massaggi a Museli di Piave e Oderzo, offrivano prestazioni sessuali ai clienti, disposto anche il sequestro preventivo di 720.000 euro. Dopo 9 mesi il prefetto Michele Di Bari lascia Venezia per Napoli, al suo posto arriva Marco Darco Pellos, la nomina su proposta del ministro dell'interno Piantedosi. Dopo l'intervento deciso dall'autorità portuale tra Santa Marta e San Basilio sparirà il 70% dei parcheggi usati da chi vive o lavora in città, secondo il consigliere comunale Martini, l'ennesimo schiaffo ai veneziani. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito, tante notizie di cronaca questa sera, ma partiamo dal nostro sondaggio. La domanda è questa: patriarcato vige ancora in Italia? Adesso arriva la grafica che così possiamo dirvi i numeri da chiamare. Se la vostra risposta è sì, chiamare lo 0422 16 26 691, oppure se la vostra risposta è no e non siete d'accordo, lo 0422 16 26 690. Vi ricordo che lo squillo è gratuito, la risposta questa sera a Ring. Passiamo ora alla cronaca. È stato un interrogatorio lampo quello a Filippo Turetta del carcere di Verona. Il ragazzo ha confessato piangendo l'uccisione di Giulia e poi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentite. Prima il silenzio, poi la confessione tra le lacrime. Ho ucciso Giulia. Filippo Turetta oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha ritenuto doveroso rendere delle dichiarazioni spontanee con le quali ha sostanzialmente confermato le ammissioni fatte alla polizia tedesca. Un interrogatorio lampo iniziato alle 10, terminato circa mezz'ora dopo nel carcere di Montorio a Verona, quello davanti al GIP del 22enne di Torreglia, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin e di sequestro di persona. Oltre al GIP e al legale di Turetta era presente anche il PM. Quando è stato arrestato dalla polizia stradale tedesca, il ragazzo aveva detto di aver ucciso la sua fidanzata e di aver provato più volte a farla finita, anche puntandosi un coltello alla gola, ma senza riuscirci. Le dichiarazioni verbalizzate dai tedeschi però non hanno valore giuridico in Italia, mentre quelle odierne sì. Ora la difesa potrebbe puntare su un'istanza di perizia psichiatrica. Non verrà invece presentata richiesta a riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere né affievolimenti della misura. Dal lato dell'accusa non è ancora noto se verranno contestate una o più nuove aggravanti, compresa la premeditazione, la crudeltà, questo dipenderà dagli esiti dell'autopsia, e il reato di occultamento di cadavere. Per il legale di Elena Cecchettin, l'omicidio della sorella è aggravato dallo stalking. Turetta, ha spiegato l'avvocato, ha dimostrato di essere un molestatore assillante. Il suo comportamento, ha detto, è connotato da plurime e reiterate condotte che descrivono fame di possesso verso Giulia. Intanto si attende a giorni l'arrivo in Italia dell'auto nera e degli oggetti sequestrati all'interno. Poi passerà nelle mani dei carabinieri del RIS di Parma per essere analizzata. Non è invece ancora stato ritrovato il telefono di Giulia, che per l'ultima volta si è agganciato quella sera a una cella di Marghera verso le 22.45, né il suo PC. Vicino al cadavere poi c'era una sola scarpa della ragazza e una ventina di oggetti, tra cui alcuni suoi vestiti e un libro illustrato per l'infanzia. Su questi dettagli gli investigatori vogliono vederci chiaro per capire se Turetta abbia deciso appositamente di collocarli lì. Passiamo a un altro fatto di cronaca. Un video ripreso con un cellulare dal Ponte delle Guglie mostrerebbe gli attimi seguenti all'assassino del 25enne tunisino ucciso sabato sera in un bar di San Geremia.
Meno di 20 secondi ripresi con un cellulare dal Ponte delle Guglie mostrano quelli che dovrebbero essere gli attimi immediatamente seguenti alla sparatoria in cui sabato sera è stato ucciso il 25enne tunisino Khalil Mallat in un bar di Salizzada San Geremia. Poche ore dopo ci sarebbe stato l'arresto del 33enne veneziano Raffaele Marconi da parte dei carabinieri. Il video sta girando per i cellulari di mezza Venezia ed è stato ripreso da diversi mass media. Un uomo percorre Rio Terra San Leonardo in direzione Rialto. Siamo a pochissimi metri dal luogo della sparatoria. In braccia quello che appare il fucile a canne mozze utilizzato nel delitto. Scosta i numerosi passanti che incrocia in una via trafficata come sempre il sabato sera. Nei primi fotogrammi si riesce anche a leggere l'ora per una brevissima e casuale ripresa di un orologio, più o meno le 23:20. Di fronte all'uomo che si allontana c'è una seconda persona. Non si capisce se stia fuggendo. Sabato sera, secondo i testimoni, il fucile si sarebbe inceppato dopo essere stato puntato su di un secondo tunisino, o si tratti di qualcuno che si trovava assieme e che lo sprona ad accelerare il passo. Raffaele Marconi è stato arrestato la notte stessa del fatto. L'arma, detenuta illegalmente, un fucile a canne mozze calibro 12, privo di matricola, è stata ritrovata in un canale. Le indagini devono chiarire i motivi di ciò che è successo. Una lite scoppiata per futili motivi come un apprezzamento alla moglie del veneziano convincono poco gli inquirenti, che stanno battendo anche la pista dello spaccio di droga. Ci spostiamo ora a Mestre e torniamo a parlare della strage del bus iniziata questa mattina la perizia. Al via nel deposito dell'ex mercato ortofrutticolo di Mestre la perizia degli esperti disposta dal sostituto procuratore di Venezia Laura Cameli su sterzo e ruote anteriori del bus che lo scorso 3 ottobre ha precipitato dal cavalcavia superiore di Mestre causando 21 morti. È stata smontata la barra sterzante di collegamento tra la ruota anteriore destra e quella sinistra, oltre due bulloni, quello rotto e quello aggiustato. Ora bisognerà verificare se si sia trattato di una rottura iniziale che quindi avrebbe portato allo sbandamento del bus, oppure se sia avvenuta in seguito all'urto o alla caduta. A pochi giorni dall'incidente, però, un ex autista della linea aveva puntato il dito proprio ai nostri microfoni sugli sterzi di questi mezzi. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, cioè, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata, si fa fatica. Basta vedere le strade di oggi che ci sono a Mestre, tipo ad Asseggiano, no? Dubbi da subito espressi anche dall'assessore comunale alla viabilità. L'abbiamo detto fin da subito, se un autobus colpisce continuamente un guardrail e l'autista non riesce a riportare a sinistra il mezzo, vuol dire che qualcosa è successo a quella ruota anteriore destra. E voi avete ben evidenziato in alcune immagini molto eloquenti la questione e oggi finalmente ringraziamo la procura perché si arriva ad esaminare con i periti con questa situazione. Presenti alla perizia, oltre alla PM e ai suoi due tecnici ingegneri meccanici dell'Università di Padova, anche i legali della linea e dei due dipendenti comunali indagati dalla procura, oltre ai periti di parte. Saranno eseguite analisi di vario tipo, ancora da stabilire però modalità e tempi. Mentre si attende il prossimo sopralluogo dell'ingegner Migliorino sul cavalcavia superiore il 5 dicembre, gli esiti delle perizie sulle telecamere di bordo e quelli dell'esame autottico sul cuore dell'autista Rizzo. Rimaniamo sull'argomento perché ci sono anche i dubbi del consigliere regionale Marco Dolfin che percorre quotidianamente quella strada. Sentite. Che ruolo ha avuto l'interruzione del guardrail di Rampa Rizzardi nella drammatica uscita di strada dell'autobus che è precipitato da quel cavalcavia? È uno degli interrogativi cui devono rispondere le indagini sull'incidente che la sera del 3 ottobre ha provocato 21 vittime. Ma se si accetta anche solo l'ipotesi che quell'interruzione, prevista nel progetto originale degli anni 60 come varco di servizio, possa non essere sicura, perché su quella strada ne sono state lasciate altre? E ho visto che c'è un altro, tra virgolette, buco come quello invece che è successo appunto sull'incidente. Ed è per questo che mi sto chiedendo se fosse stato attenzionato da parte dei tecnici o comunque tutti gli addetti che sono intervenuti subito dopo l'incidente e che stanno ancora sul luogo dell'incidente facendo rilievi e quant'altro,
o pensare magari di mettere magari un New Jersey o comunque un qualche cosa che possa ostacolare possibili cadute. Marco Dolfin quel tratto di strada l'ha percorso mille volte, oggi da consigliere regionale della Lega, prima da dipendente della CTV, in cui presta servizio dal 1997, e la domanda gli è sorta spontanea. Invito chi di competenza magari a dare a fare un'attenzione. Ripeto, io non voglio accusare nessuno, però l'occhio mi è caduto appunto su questo aspetto della mancanza di quel pezzo di guardarei, che secondo il mio punto di vista in questo momento, visto la situazione, andrebbe richiuso o perlomeno tamponato, diciamo così, con qualche New Jersey, qualche cosa, nel momento, fino appunto quando l'impresa arriverà a sistemare quella parte e consolidare tutta l'area. E Angelica Hutter sarebbe capace di intendere e di volere, porta la firma della psichiatra Anna Palleschi, la perizia commissionata dal PM Simone Marcon sulla 32enne tedesca che il 6 luglio scorso investì a Santo Stefano di Cadore. Mattia Antoniello di 2 anni, il papà Marco di 47 e la nonna materna Maria Grazia Zuin. Dalla perizia si evincerebbe che la Hutter non soffra di patologie psichiatriche o disturbi della personalità tali da compromettere la sua capacità di scegliere. La perizia è giunta a pochi giorni dalla scadenza dei 6 mesi di carcerazione preventiva per l'investitrice. Ancora cronaca, ennesimo finto centro massaggi scoperto dalla Guardia di Finanza di Venezia. Sentite. Nell'insegna indicati come centri massaggi, ma dietro la porta d'ingresso si nascondevano case d'appuntamento. Arrestata dalla Guardia di Finanza di Venezia, una coppia italo-cinese che gestiva le due attività luci rosse a Oderzio e a Musile di Piave. Secondo le indagini delle Fiamme Gialle, le ragazze venivano reclutate tramite una piattaforma online cinese e le prestazioni sessuali pubblicizzate su un sito web dedicato. L'accusa per i due gestori di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di disposti per la coppia dal GIP del Tribunale di Venezia agli arresti domiciliari e un maxi sequestro preventivo di 720.000 euro, oltre che sigilli e centri massaggi. Indagini dei finanzieri iniziate ancora un anno fa, quando gli agenti, durante un controllo al centro massaggi di Musile di Piave, hanno notato diverse giovani ragazze in abiti succinti, molte delle quali poi risultate clandestine. Accertamenti poi proseguiti anche nel finto centro massaggi di Oderzo, sorpresi dagli agenti, 2 clienti italiani e 3 ragazze asiatiche irregolari sul territorio nazionale, segnalate l'autorità giudiziaria locale per l'ipotesi di reato d'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. E Darko Pellos, il nuovo prefetto di Venezia, al posto di Michele Di Bari, che dopo 9 mesi a capo di CACORNER è stato assegnato a Napoli. È stato un prefetto dal forte impegno sul territorio, capace di dialogare con le istituzioni del Veneto e di rappresentare il governo con rigore e senso del dovere, ha dichiarato il governatore Zaia. Devo ringraziare il prefetto Michele Di Bari perché si è dimostrato attento e sensibile ai bisogni della nostra comunità, dando prova e efficienza di un'importante operatività, ha concluso. E ora qualche istante di pubblicità, noi torniamo tra poco. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, ben ritrovati. Dopo l'intervento deciso dall'autorità portuale tra Santa Marta e San Basilio, sparirà il 70% dei parcheggi fino ad oggi usati da chi vive e lavora in città. Sentite. L'intervento di riqualificazione deciso dall'autorità di sistema portuale tra il molo Levante di Marittima, Sant'Andrea e San Basilio prevede una riduzione del 70% dei parcheggi oggi disponibili per chi vive o lavora a Venezia. In particolare i residenti di Santa Marta si troveranno pressoché sprovvisti di gran parte dei propri parcheggi. Giovanni Andrea Martini, consigliere comunale di tutta la città insieme, l'ha definito un nuovo schiaffo ai veneziani. È un progetto che deve essere ridiscusso, c'è un comitato di cittadini che si sta costituendo, ci sono tante persone che naturalmente sono allarmate, erano già preallarmate precedentemente perché era stato prospettato un aumento notevole di costi dei parcheggi e quindi insomma è evidente che le persone non è che siano, che si devono consultare, si devono capire, occorre che ci sia un confronto. I confronti non ci sono e ci si augura che il porto apra un confronto con questi cittadini in modo che si possa arrivare anche a definizioni diverse da quelle che sono sempre negative per quel che riguarda il vivere a Venezia.
Possedere un'auto a Venezia è punito con la difficoltà a trovare parcheggi e con l'obbligo di pagarli a seconda della zona dagli 80 agli oltre 200 euro al mese. Dopo 10 anni di attesa, l'ultimo bando del garage comunale assegnerà a fronte di 2.000 richieste solo 175 posteggi per persone fisiche, 12 per portatori di disabilità e 75 per imprese con sede a Venezia città. Il bando del garage comunale purtroppo è un'ulteriore beffa per i veneziani, anche perché continuano ad esserci un numero notevole, centinaia di posti per turisti, cioè il tema è sempre quello, il turismo si prende anche i posti auto dei veneziani. Da Venezia è davvero tutto, vi lasciamo ora alle previsioni del meteo, grazie per averci seguito e una buona serata a tutti voi. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Temporaneo aumento della pressione atmosferica. Bel tempo sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 29 novembre. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta dal sole, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso un po' ovunque. Temperature minime in calo, saranno sotto zero praticamente ovunque, massime stazionarie tra i 5 e i 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà sereno, dal pomeriggio sera probabilmente un po' più umido con più nubi e possibili foschie sulla bassa pianura. Temperature minime tra meno 1 e 4 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso molto soleggiato, aumento della nuvolosità poi dalla sera. Temperature minime intorno allo zero o di poco inferiori, massime sui 6-9 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.